Passiamo ad un altro premio. È stato per noi un grande amico, un grande musicista. Purtroppo non è più con noi e quindi il Sudestival ha deciso di istituire in modo continuo e non circostanziato, Rosanna, un premio, il premio alla migliore colonna sonora, un premio Gianni Lenoci, e chiamo qui Domenico Lenoci che consegnerà il premio. E per fare questo ci colleghiamo con Francesco Conversano, presidente della giuria del premio, che è giuria che è in collaborazione con... Ci senti, Francesco? Sì, buonasera a tutti. Buonasera. Ciao. Volevo ricordare che questo premio è naturalmente, non poteva che essere, un premio in collaborazione con il Conservatorio di Monopoli, che ha dato i quattro docenti, i quattro maestri, che sono Vanni Boccuzzi, Riccardo Panfili, Giampaolo Schiavo e Federico Gardella. E naturalmente ringraziamo Roberto De Leonardis e Fabiano Mati, che rappresentano rispettivamente il direttore e il presidente. Francesco, tu sei stato presidente di questa giuria, leggerai sicuramente le motivazioni, ma tentiamo di capire a chi è andato questo premio con la clip che la regia ci manderà in onda. Allora non ci posso venire pure io! Tu qua devi restare, che tua madre non ce la può fare con due piccirini. Manco me l'hanno chiesto. E dicevo no, non voglio che partite senza di me. Io li odio. Nonna, ci sono zio Pino e Rosa Maria. Ti resta che non voglio che hai niente a che fare con Sembano. Io ci voglio bene e tu non ci puoi fare niente. Tu non t'azzardare, eh? Tua nonna è brava. Se certe volte mi arrabbia è perché uno è cattivo e io voglio che tu ti fai una pelle dura. Ebbene sì, Piccirida fa un bel tris, porta a casa tre premi del Sudestival al 2020 e la parola adesso per la lettura della motivazione, e vedo anche Pericle Odierna con noi, che è l'autore delle musiche, ma non vedo più Francesco Conversano. C'è. Ce l'abbiamo in audio? Francesco, ci vuoi leggere la motivazione? Io ci sono, allora, io ci sono, non mi vedo, ma... Spero mi sentiate. Allora, a nome di tutta la giuria, che ringrazio, oltre a ringraziare naturalmente il direttore Michele Suma per avermi chiamato, per essere onorato a praticamente ad essere il presidente del primo premio a Gianni Lenoci, al quale naturalmente sono estremamente affezionato per la stima, per l'amicizia e l'affetto reciproco, e che quindi ricordo in una maniera veramente come grande maestro straordinario. Detto questo, che va detto, perché Gianni ha composto la musica per quattro miei documentari, è stata un'esperienza veramente unica e quindi gli devo tanto. Detto questo, il primo premio Gianni Lenoci nella prima edizione va al, come migliore colonna sonora originale, al maestro, leggo, Pericle Odierna, per il film Piccirida di Paolo Di Prata, lieve, delicata, allusiva, ma anche forte, potente, esplicita e drammatica, la colonna sonora di Piccirida raccoglie l'eredità della tradizione musicale italiana, l'esperienza e la lezione del miglior cinema popolare, reinventando e modulando attraverso l'uso degli strumenti, degli arrangiamenti e delle orchestrazioni le forme musicali in scenario attuale, senza perdere le antiche origini, le antiche radici. La forza, il rigore e la coerenza dei brani composti ed eseguiti rafforzano il tono e moltiplicano l'effetto drammaturgico del film, la scrittura della sceneggiatura, la recitazione degli attori, il lavoro del regista. Complimenti. Pericle, a te la parola. Ci sono? Sì, praticamente così, una motivazione fantastica.
che mi lascia incredulo ma anche pieno di gioia. Grazie, grazie mille. La parola a Domenico Lenoci, ringraziando la famiglia Lenoci per aver collaborato a questo premio. La parola a Domenico. Sì, questo premio, che consiste in una donazione da parte dell'associazione di 500 euro, dell'associazione di cui io sono portavoce, appunto, dei ringraziamenti e dei complimenti anzitutto per questo premio, e anche un ringraziamento a tutto il Sudestival, alla quale io sono particolarmente affezionato, diciamo. Mi inorgoglisce parecchio questo premio per il riconoscimento, ecco, a tutto il lavoro artistico musicale di Gianni Lenoci. Mi auguro che questo sia soltanto l'inizio per il Cleo Odierna di una lunga fruttuosa carriera artistico musicale. Pericle, grazie. Pericle, questo è effettivamente un bel premio per noi di Monopoli, che siamo legatissimi a Gianni Lenoci, jazzista internazionale, e è un premio molto importante, per cui siamo felici che l'abbia vinto te e che tu possa inaugurare da quest'anno quella che, lo dicevo a Domenico, lo dicevo a Rosanna, sarà un premio, come dire, istituzionale del Sudestival, perché non è un premio, come dire, sulla scia emotiva, ma è un premio che vuol mantenere con noi il ricordo e il valore di questa persona che è ancora con noi per quanto riguarda l'affetto e il valore che ha regalato attraverso la sua arte e la sua musica. Grazie mille a voi. Grazie Domenico, grazie Pericle, a presto e buon lavoro. Grazie a voi.